Bisognerà attendere il 26 di giugno per conoscere il nome del prossimo sindaco di Ortona. Nessuno dei quattro candidati al primo turno è riuscito a superare quota 50% delle preferenze e quindi si andrà al ballottaggio. Tra due settimane gli ortonesi saranno chiamati a scegliere tra Leo Castiglione, sindaco uscente sostenuto da 5 liste, e Lario Cocciola con 7 liste al seguito. È stata una bella campagna elettorale che continua dopo il primo tempo e continuerà anche il 26, quindi ci confronteremo sui programmi, su quello che abbiamo già detto in questi giorni. E ho fatto 38 comizi su tutto il territorio. Siamo molto molto soddisfatti, considerando che il sindaco uscente diceva che vinceva a primo turno, quindi una bella battuta d'arresto, però vediamo quello che uscirà. Noi confidiamo molto in un elettorato attivo che sia partecipe di quello che abbiamo proposto. Certo, è una partita diversa da quella attuale. Al primo turno Castiglione ha ottenuto il 42,25%, meglio di lui la coalizione, con il 46,44% delle preferenze. Situazione opposta sull'altro fronte, Cocciola si è portato a casa il 35,13%, mentre la coalizione si è fermata leggermente più in basso, al 34,59%. Non c'è spazio per nessun apparentamento in vista del ballottaggio, dicono i candidati sindaco. E termina invece la campagna elettorale di Angelo Di Nardo, candidato di un centrodestra orfano di Forza Italia e UDC. Di Nardo è stato scelto dal 20,39% dei votanti, la coalizione ha ottenuto il 17,59% delle preferenze. Ultimo Francesco Terra con il 2,24%. La sua lista Ancora Italia, ispirata da Diego Fusaro, ha ottenuto l'1,42%. A recarsi alle urne sono stati meno di 3 ortonesi su 5.